Io ho collaborato a un centinaio di film e dentro la memoria mi restano dei frammenti, delle cose anche sgangherate perché uno entra nell'altro. Dopo tanti rapporti magnifici con questi grandi registi, perché il valore di tutti questi film è soltanto del regista, io se ritengo sempre che uno sceneggiatore deve aiutare quello che crea, perché lo sceneggiatore regala soltanto delle parole, può regalare anche dei momenti di poesia. Ma il film è luce, il film è fatto dalle immagini. E le immagini ce ne sono tante. Uno legge un libro, inventa 20 film. Ma qual è quello giusto? Ecco la differenza tra lo sceneggiatore e un regista. Quello che di più resta sono invece i giorni del lavoro con queste magnifiche persone che hanno aiutato a farmi crescere, questo resta. E certe volte, pensa, sento degli arrivi di consigli o di indicazioni violente e grandi anche da chi non c'è più, Federico. Un anno fa ho letto che Biagi ha raccontato su un giornale una sua visita a Federico moribondo, morto 2 giorni dopo. E Federico gli ha detto, con un sospiro, innamorarsi ancora una volta. Oh, mamma mia, che frase potente, che non è un gioco. Cioè, forse volevo dire che quello che conta nella vita è quando ti innamori, quando ti sembra di camminare a un metro dalla terra, quando sei guidato, quando sei sottomesso a un qualche cosa che desideri, sei schiavo. Certo, resta, c'è. Ci sono delle scintille luminose, dei momenti che proprio mi restano dentro, come la musica di prova d'orchestra. C'è un rapporto lungo tra me e questo film. Io e Federico abbiamo lavorato 10 di giorni per fare la struttura del film. Io ero molto impegnato nel finale. Mi devo vantare che sono stato io a inventare la palla, cioè volevo che ci fosse qualche cosa di più universale, come se fosse un pianeta, un meteorita, un qualcosa da fine del mondo più che da fine dell'orchestra, e Federico ha accettato. E ho lavorato molto a tutte le conversazioni, specialmente quella finale, la grande difesa della musica del direttore d'orchestra.
quando, dopo che la palla di ferro ha fatto crollare il muro e finalmente gli orchestrali decidono di stare in armonia col direttore ed eseguono alla perfezione questo momento musicale. Ma lì l'accordo è venuto perché una volta che crolli il mondo dobbiamo essere d'accordo a salvarlo, a ricominciare. E questo è un messaggio stupendo di Federico. Mi dispiace quando gli ho detto parto, ma come parti? Dobbiamo finire la sceneggiatura. Mi corre dietro, mi mette dei soldi in tasca e comincia a dire: Tonino, vai a Mosca per un paio di mutande, mi lasci. Non dimenticherò mai quella frase, mai. Resta dentro di me un grande fascino anche per la musica di Nino Rota. Quale grande musicista, un uomo che quando siamo stati a New York la gente era incantata soltanto a sentire il suo nome. Di lui ricordo tanti momenti dolci, era piccolo come una specie di angelo nano, ma con innocenza negli occhi e con titubanza e con premura e con un'assenza di gesti prepotenti, cioè che possono dare fastidio a qualcuno. Una volta siamo seduti assieme sul divanetto di casa sua e lui mette la mano nella fessura tra i due cuscini, poi l'alza subito con un foglio e dice: oddio Tonino, salvami, salvami. Ma che succede? Si è sposata una mia allieva, lui insegnava a Bari. Va bene, no, devo fare il regalo. D'accordo, mi aiuto, ma certo che ti aiuto, dai. Ma quando si è sposata? 7 anni fa. Ma come? Ma dice: già avrai bambini a tutte. Ma che importa il tempo, Tonino? Che importa? Io e Tarkovsky, due sperduti in cerca di un'idea per il film, perché alle autorità sovietiche eravamo stati bugiardi. Abbiamo detto: il film è Viaggio in Italia, ma non era questo. E così facciamo questo viaggio in Italia per cercare la vera idea che voleva lui. E io ho ricordato una frase di Federico che mi dice: senti, so che dovete fare un viaggio per l'Italia con questo regista tuo amico, arrivate a Bagno Vignoni, io che tutte le estati vado per il fegato a bere le acque a Chianciano, vado sempre là, ci sono le acque calde, la piazza è una piscina che fuma, dove facevi il bagno Santa Caterina, e quest'acqua poi passa lungo un fossato dove arrivano corriere di gente che ha male i piedi e sta nella notte seduta coi piedi dentro l'acqua, e mi ci sono messo anch'io, e questa nube calda, questa Bagno Vignoni, non solo non la posso dimenticare io, ma neanche i russi che hanno visto Tempo di Viaggio. Con Rosi siamo su 6 o 7 sicuramente, 6 o 7 film. Le sue storie hanno una forza che si allunga nel tempo. Rigoroso anche col suo borsello dove teneva le matite. Credeva di poter mettere in ordine le matite
Io dicevo sempre, Franco, ma sabucchialo dopo, scusa un attimo. E allora diceva, prima questo, prima le penne, poi il coso, poi la gomma, poi il coso. Ma perché stiamo mezz'ora qui? È già arrivato il taxi. Scusami, no, devo mettere a posto. Vabbè, ma perché? Ma questa cosa qui però lo faceva sulla sceneggiatura. Voleva sapere tutto, i fatti storici, le cose, in modo veramente... Ma era un puntiglio poetico però. Ecco qui dove probabilmente arrivava il mio soffio, che è un pochino un po' distaccato dai fatti che succedono sotto gli occhi. Cioè io sento se una storia, tu mi puoi parlare di quello che vuoi, se arriva a un discorso, si arriva a diventare qualche cosa di poetico. Questo mondo così magico è dato così bene sempre da Rosi, anche nel primo film che abbiamo fatto assieme, Era una volta. Siamo stati con gli occhi affondati dentro le favole del Basile, questo scrittore immenso del 600 e questo mondo dove si parla di noci, dove i cavalli partono per delle pianure immense e i santi volano, il nostro primo film. Questo grande amico che rideva su se stesso e regalava la sua malinconia e il suo non credere di meritare il successo che meritava. In matrimonio all'italiana c'è una scena della quale io mi sento responsabile, perché non potevo capire come Mastroianni non avesse un momento di debolezza davanti alla carica di Sofia Loren, col suo petto, col suo seno, e così. Una volta che ho scritto la scena sul Vesuvio e lei insiste perché ritornassero i loro rapporti d'amore e decidesse magari a sposarla, lui cede. E questo, e quindi la bacia, e quindi fa l'amore, e quindi succede però delle proteste di alcuni che difendevano il testo Filomena Marturano, altri che difendevano la scena, che era possibile. Un grande momento d'amore che io non posso dimenticare, anche per quella responsabilità che aveva addosso. Un'altra scena d'amore è quella della notte di San Lorenzo, alla fine del film, quando l'uomo che ha salvato, ha portato in una zona tranquilla tutti i suoi paesani, e c'è questo rapporto con la signora, che è una delle cose che non si possono dimenticare. Per quanto riguarda quel film, molto importante, e naturalmente con tutto il valore che hanno dato il film i due fratelli italiani, anche affondando le mani nella loro memoria di toscani, devo dire che ho chiesto aiuto a un mio momento in Germania. Quando gli americani ci hanno liberato, siamo stati 3 mesi con grande felicità, perché c'erano anche molte ragazze ungheresi che erano state liberate, quindi dei rapporti d'amori
d'amore incredibili, dolci, un momento proprio dalla morte passavi a questa danza irreale e fantastica. Quindi tutti hanno dei rapporti stupendi, ma capita che annunciano che finalmente era pronto un treno per il ritorno in Italia, perché i 3 mesi di ritardo erano perché non c'era cosa. Tutti gli italiani corrono al treno, 1 chilometro di corsa, senza neanche salutare quelle dolci compagne che avevano avuto, questa tenerezza, le promesse che avevano fatto. Io arrivo al treno, quando li trovo che tutti sono sopra, e ancora adesso devo dire mi vanto perché ho fatto poche cose eroiche, ma questa l'ho fatta. Ho detto siete dei vigliacchi, siete della gente che non meritate niente, siete della merda. E intanto sta per muoversi il treno e loro mi chiamano e io dico io non parto, io resto. Me ne frego di tutti voi, avete fatto un gesto feroce. Vado da quelle donne a dire che noi italiani per questa cosa forse la mamma li ha chiamati tutti in modo violento, ci siamo comportati male. E anche il nostro eroe nella notte di San Lorenzo è uno che poi resta. E c'è poi questa bella scena d'amore grande. Ecco. Con Antonioni ho fatto 12-13 film. Non ho nella memoria dei frammenti, perché o a Mosca o a Parigi o da qualche altra parte li rivedo spesso. Li rivedo anche nei film degli altri, perché Antonioni è un grande maestro, grande. Ha insegnato agli operatori ad operare le luci piccole, non i brutti. Ha insegnato a far vedere i personaggi bianchi sui muri bianchi. Ha insegnato la lentezza. Come si può dimenticare il piano sequenza del film Reporter? Un uomo che mi ha portato a Londra, ma prima di fare il film mi ha fatto conoscere tutti i pittori inglesi, mi ha fatto conoscere tutti i grandi fotografi inglesi, mi ha fatto conoscere i Beatles, mi ha fatto conoscere Mary Quant e le donne con le minigonne, e in America mi ha portato a vedere tutti i pittori della pop art. Cioè lui, questa voglia che aveva di uscire anche dall'Italia, ma di conoscere l'arte di quei posti. Angelopoulos era venuto a Roma per incontrarmi, spinto dal fatto che sapeva che io ero amico e lavoravo con Tarkovsky. E poi lui ha capito che potevo lavorare benissimo anche con lui, e così ci siamo trasinati per 7-8 film. Lavorare con lui ha le storie che hanno sempre dei legami con la sua terra, cioè con la Grecia. Angelopoulos è un grande sceneggiatore, è una grande partita a scacchi tra noi due per quanto riguardava la struttura del film.
Io potevo essere un qualcosa che stava alle sue spalle, una nuvola che poteva rifiutare certi raggi di un sole che non si doveva scoprire in quel momento. L'idea del film, La sorgente del fiume, è anche nata qui a Penabilli, quando abbiamo saputo che la sorgente del Marecchia poteva essere un grande prato in ombra, carico di rugiada, che piangendo faceva cadere le sue lacrime per formare il primo rivolo d'acqua. Molto da Sergei Parajano, non ho mai lavorato con lui. La cosa importante era raccogliere i suoi modi di vita. Già dal primo giorno li siamo portati subito a salutare dei sassi che stavano per essere coperti dal catrame. Li si è messi in ginocchio, li ha toccati con un saluto caldissimo. Ma poi tante sue bizzarrie, ma che però era un suo modo poetico di vivere e ti invitava a prendere quella strada, a raccogliere quei voli di farfalla, questi sentieri. Mi ha portato anche ad Akpat, che è un monastero armeno. E lì lui ha cantato, dove mi ha parlato di Sayat Novar, un poeta monaco, il quale al tempo delle inondazioni del monastero ha portato tutti i libri sui tetti e in ginocchio ha aspettato che si asciugassero. Lui ha fatto un film usando questa storia, io ho fatto una poesia che ha trovato molto bella Gabo Marquez. Avrà piovuto 100 giorni e l'acqua che si è infiltrata dietro le radici dell'erba è arrivata in biblioteca e ha bagnato le parole sante che stavano chiuse dentro il convento. Quando è venuto fuori bel tempo, Sayat Nova, che era il frate più giovane, ha portato con le scale tutti i libri sui tetti, aprendoli al sole, perché l'aria calda asciugasse la carta bagnata. È passato un mese di bella stagione e il frate stava in ginocchio nel cortile ad aspettare che i libri essere un segno di vita. E finalmente, una mattina, le pagine hanno cominciato a frusciare leggere nella brezza del vento. Pareva che fossero arrivate le api sui tetti e lui si è messo a piangere perché i libri parlavano. Perché allora vi parlo di Parajano? Perché uno sceneggiatore deve parlare della vita, dei modi di muoversi, dei modi di pensare dei registi. Perché sulle immagini, sul racconto di un film, chi ha diritto di parlare con più autorità, con delle confessioni più utili per un insegnamento valido, mi pare che sia il regista. Ciao.